Due innovativi progetti, la partecipazione al programma europeo Comenius e la riedizione di classe 2.0 con l'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali. Sono queste le novità dell'offerta formativa del liceo scientifico Metastasio di Scalea che sono state presentate oggi a genitori ed autorità locali. Novità che confermano la forma smagliante e al passo con i tempi di un istituto che vanta ormai 50 anni di vita. Grazie al programma Comenius, una rappresentanza degli insegnanti e degli studenti del Metastasio darà vita ad un progetto biennale di promozione della lettura. Sappiamo che i ragazzi non leggono, quindi con la mobilità puntiamo ad avere dei risultati nostri, interni, quindi quello del potenziamento di queste abilità, unito naturalmente alla premialità che è aggiunta dalla mobilità internazionale. Primo impegno in calendario per il prossimo mese di novembre in Romania, il confronto con gli studenti delle altre scuole partecipanti e provenienti da Romania, Turchia, Spagna, Grecia e Polonia. Al termine del progetto, previsto per il dicembre 2012, sarà il Metastasio ad ospitare a Scalea le delegazioni di tutte le scuole partecipanti ed a portare in scena una rappresentazione teatrale ricavata dai temi principali del progetto. Per questo chiediamo naturalmente anche il contributo dell'intera cittadinanza, non solo di Scalea ma dell'Interland, che si dichiareranno poi disponibili ad ospitare questi ragazzini. Intanto è stata confermata anche per quest'anno l'attività didattica che va sotto il nome di classe 2.0 e che il Metastasio sta sperimentando insieme ad altre 4 scuole della provincia. Le più innovative tecnologie messe al servizio di una nuova metodologia didattica, in cui il professore quasi scompare per favorire invece l'apprendimento attivo e diretto degli stessi studenti. Il docente dismette la sua veste di lezione, diciamo di docente trasmissivo, e diventa una sorta di supporter, di allenatore che guida i ragazzi in un nuovo processo di apprendimento, guidandoli a imparare ad imparare. Quindi, in questo senso, ci siamo anche avvalsi della tecnologia della classe virtuale e lì tutti i colleghi, ciascuno di noi, per la sua disciplina o per gruppi di attività a seconda delle circostanze, ha inserito materiali, guide, strumenti per sostenere i nostri ragazzi in questo nuovo processo di apprendimento.